Benvenuti nelle Langhe e nel Roero. Un territorio fatto di colline, borghi antichi e natura. Famoso in tutto il mondo per la buona cucina e il buon vino. Ci troviamo nei luoghi che incarnano l'essenza di uno dei più nobili vini piemontesi, il Barolo. Questa è la patria del pregiato tartufo bianco d'Alba. Da quasi un secolo è l'attore principale della fiera internazionale che in autunno attira d'Alba migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. Sono tante le eccellenze gastronomiche, come i tagliarini, i ravioli del Plin, accompagnate da nobili vini. Qui siamo nel centro storico di Alba, un borgo medievale elegante e suggestivo, dove si possono ammirare chiese, torri, palazzi d'epoca di rara bellezza. Proprio qui, in questa bottega, che negli anni 40 nacque la Ferrero, oggi una delle più grandi realtà del settore dolciario internazionale. Ci troviamo nel Roero, un luogo che vanta una lunga storia nobiliare. Qui si ammirano borghi meravigliosi ed imponenti castelli. È un territorio caratterizzato da una natura selvaggia, fatta di boschi, rocche che spuntano tra la vegetazione, panorami mozzafiato ed una lunga rete di sentieri adatti agli amanti del trekking e della mountain bike. Bra è la patria del movimento Slow Food, terra apprezzata per la sua eccellente salsiccia. Qui ogni 2 anni si svolge CIS, la manifestazione internazionale del formaggio. Bra è anche la culla del barocco piemontese. La Zizzola, suo edificio simbolo, domina la città dall'alto del colle Monte Guglielmo. La rinomata frazione di Pollenzo, di età romana, è sede dell'Università di Scienze Gastronomiche. Tutti questi luoghi, con i loro paesaggi, la loro storia e le loro eccellenze enogastronomiche, la rendono una meta ideale per il turista più esigente, ma anche un posto incantevole dove vivere e mettere radici. Noi l'abbiamo sempre saputo di vivere in un posto unico e speciale! Come?